Simona, ti riconosco. Ciao carissima, che altro c'è? Ci sono piccoli simboli qua, ma non riconosco. Ah, c'è la mia amica Itza. Ciao. Va bene, non riconosco. Mandatemi un messaggio così che. Brava Simona, yes, very strong. Alessandra, ciao. Aspettiamo ancora un po' che arrivate tutti. Ciao Ilona, hello. Ciao Martina, siete molto molto grandi, siete bravissimi, mi date un sacco di calore al cuore, davvero. È come, quasi come se fossimo quando vi vedo in vita, in persona, è quasi 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 come quello, però vabbè. Adesso c'è questa situazione. Paolo, Paola, ciao, Alessandra, ciao. Mi giro verso la televisione perché lo vedo meglio lì che ho messo lo screen anche lì. Ciao Marta, ciao Emma, buonasera. Non vedi? Emma, devi aggiustare qualcosa nel tuo computer o cellulare perché a me risulta che c'è l'immagine. Poi, sia Itzuka, ciao Gabriella, buonasera. Ragazzi, questa piattaforma non è perfetta, quindi ogni tanto è possibile che si ferma, va via, che ne so, cioè non è perfetta, però secondo me va abbastanza bene, quindi dovete avere un po' di pazienza se va via l'immagine o va via l'audio. Ciao David, ciao Maria Elena. Mi dice che sta avendo problemi con i video. Sì, Emma, c'è qualcosa dalla parte tua. Io non posso fare niente da qua, non posso aggiustarlo. Non so come farlo. Enishimadla che destraga. Quindi c'è la mia amica ungherese che mi dice delle cose bellissime. E va bene. Sì, quindi ripeto, pazienza. Poi ho trovato un modo di scaricare tutti questi video anche su YouTube, quindi lì se andate al mio canale ho penso che c'è una persona che si è iscritta al canale, quindi se andate a Yoga Albano di YouTube vedrete questi video piano piano, le scarico tutti e poi potete anche, è più facile trovarli, diciamo, la pratica che è su Facebook, che devi sempre scendere e cercare tra le mie migliaia di post, quindi su YouTube è un po' più facile e potete saltare questa parte iniziale dove chiacchiero ed aspetto che arrivano tutti quanti, quindi potete accedere direttamente alla pratica se volete rifare qualche di queste pratiche. Poi ci sono tanti altri bravi insegnanti su YouTube. Ciao Antonio, ciao Sara. Ok, oggi volevo fare una pratica che un po' lavora, diciamo, tutto il corpo. Qualcuno mi ha chiesto di lavorare anche sul collo, la spalla, eccetera, quindi
aggiungerò momenti dove un po' cerchiamo di sciogliere anche il collo, anche il cervicale, anche le spalle e poi lavoriamo abbastanza sull'equilibrio, quindi cerchiamo di trovare di nuovo, come abbiamo fatto una settimana fa, trovare un po' di equilibrio durante il movimento, durante le posture stabili e più che altro, ancora più importante, l'equilibrio nel nostro cuore, l'equilibrio nella nostra mente. Quindi cerchiamo di respirare tranquillamente durante queste posture di equilibri. Non ci saranno tantissime di queste posture, però ci saranno alcuni dove dobbiamo. Poi un po' di lavoretto sugli addominali e basta, questa sarà la pratica. Più che altro lavoro sul respiro, sulla mente, cercare di rimanere calmi, rimanere presenti nel momento presente, perché sennò la mente va avanti e comincia a creare storie di come saranno le cose, oddio che succederà, come sarà terribile, la mente è pazzesco, è molto potente e può creare storie all'infinite di un futuro che non sappiamo veramente. Non fa veramente senso di adesso lasciare andare la mente e lasciargli creare queste storie. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è cercare di rimanere presenti a questo momento, trovare quella cosa positiva che c'è in questa situazione. Ci sono tante cose positive, anche se la situazione è pesante, tragica, però ci sono anche aspetti positivi, cioè se stiamo in salute, la cosa più importante e più positiva è quello, e quindi dobbiamo un po', rimanere fissati su questo punto. E tornare sempre al nostro respiro, tornare al nostro respiro e rimanere qua, ok? Non lasciare che poi la mente crea queste storie e porta tutte queste paure. Quindi adesso facciamo un po' di meditazione sul respiro proprio per centrare la mente. Una cosa che spesso faccio come yoga galvano attaccato, David, che vuol dire? Scritto, niente scritto. Ah, ho capito, del YouTube. Ok, va bene. Ciao Rossana! Ok, quindi facciamo un po' di meditazione sul respiro per centrarci dentro il nostro corpo, dentro il nostro respiro, concentrare la mente. E vi do anche la possibilità di, o vi invito più che altro, non è che vi do la possibilità, ma vi invito durante questa piccola meditazione di un po' riflettere, se volete, offrire la vostra pratica a qualche cosa, a qualche causa, a qualche persona, a qualsiasi cosa che è un pochino, diciamo, più grande di noi. C'è questa tradizione nello yoga dove uno può fare una pratica, un lavoro su se stesso, però con l'intenzione di offrire questa energia che si genera durante la pratica, no? Durante la meditazione, durante la respirazione, durante la pratica fisica, di offrire questa energia positiva è come una preghiera, no? Quando preghiamo insieme o meditiamo insieme, quindi offrire questa energia positiva a qualche altra cosa che è più
più grande di me, più grande della mia vita, no? E quindi, visto che siamo in questa situazione, magari potete riflettere e magari fare una offerta spirituale, offerta di questa energia che generiamo, adesso stiamo per generare, alle persone che soffrono o stanno lottando per la loro vita o qualsiasi altro tipo di causa che voi ci credete, però è una cosa che dipende da voi, quindi se volete farlo, si può pensarci un attimino di questa cosa, se no la pratica comunque è sempre la pratica, ok? Quindi mettetevi seduti in una posizione abbastanza comoda per terra, stiamo un po' radicati alla terra, chiudiamo gli occhi e porto l'attenzione al respiro. Faccio il mio primo inspiro consapevole, forse il primo di questa giornata. E poi espiro consapevolmente. Sentite già che questo è molto diverso. Questo respiro è molto diverso. Gli altri respiri. Quindi di nuovo inspiro. Respiro tramite narici. Inspiro. Sentite, cercate di capire, sentire il respiro dentro il corpo, l'aria dentro il corpo mentre inspirate. Sentite questa espansione. Il torace, nella zona del cuore, respirando, sciogliete un po'. Tensioni che avete accumulato durante il giorno. Di nuovo inspirando, osservo lo spazio. Nasce respirando, lascio andare, sciolgo, respiro. Ed
Respira. Un po' sentite che ogni volta che inspiro è un nuovo inizio. È un nuovo ciclo e ogni volta che espiro devo dire addio al respiro, all'aria. È una cosa che finisce. Poi arriva un altro inspiro. Nuovo do il benvenuto e poi col prossimo espiro di nuovo lascio andare. Che quando facciamo le posture dello yoga, ogni volta che inspiriamo, in qualche modo apriamo il corpo, apriamo la mente, apriamo il cuore per qualcosa nuova, con curiosità ed apertura. Ogni volta che espiriamo, cerchiamo di entrare nella postura profondamente, lasciare andare tensioni. Quindi questo tipo di respirazione è la mentalità che accompagna la respirazione, deve continuare anche durante la pratica. E adesso vi invito per un attimino a contemplare. Se volete stasera offrire alla vostra pratica l'energia che generate con la vostra pratica a qualche persona o cosa. Che volete aiutare. E se trovate questa cosa o persona o persone, tenete un po' la mente lì mentre respirate. Immaginate che state addirittura mandando questa energia che state creando tramite respiro verso questa persona.
bene, piano piano. Prepariamoci di aprire gli occhi. Tornare, momento presente. Ci mettiamo in piedi sul tappetino. Ciao Sonia, ciao Silvia. Ok, quindi stiamo sul tappetino qua davanti e facciamo una bella bella pratica oggi. Lavoriamo bene sul nostro corpo e sul respiro. La pratica si chiama equilibrio, quindi intendo anche l'equilibrio del corpo, non soltanto del corpo, ma equilibrio mentale, equilibrio del respiro. Ok? E cominceremo con qualche saluto al sole. Ok? Quindi uniamo le mani davanti al cuore. Inspiro, porto su le braccia. Respiro, scendo verso la terra. Inspiro, alzo la testa, espiro, vado indietro, fate o chaturanga o metti giù le ginocchia, inspirando, spingo avanti in cobra, espiro, spingo avanti dietro in cane. Inspiro, torno avanti, alzo la testa, espiro, testa scende, inspiro, vengo su, espiro, scendo di nuovo, inspiro, testa sale, espiro, vado indietro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, torno avanti, testa sale. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su. Espiro, scendo. Inspiro, testa sale. Espiro, chaturanga, vengo dietro. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, torno avanti, testa sale. Espiro, testa scende. Inspiro, vengo su. Espiro, scendo. Inspiro, testa sale. Espiro, vado indietro, chaturanga. Inspiro, cobra. Espiro, cane. Inspiro, vengo avanti, testa sale. Espiro, testa scendo. Inspiro, vengo su, espiro, scendo per un'ultima volta, inspiro, testa sale, espiro, chaturanga, inspiro, cobra, espiro, cane, inspiro, avanti, testa su. Espiro, testa giù. Inspiro, vengo su. Espiro, Samastiti. Ok, facciamo il primo equilibrio. Potete rimanere davanti. Io mi giro verso di voi, così vedete che facciamo. Ok? E praticamente porto il piede sopra il ginocchio sinistro qua, così che il ginocchio destro punta in avanti. Ok? Cerco di
mantenere anche io l'equilibrio. Forse scivola il piede, in quel caso piegate un po' la gamba e poi unite le mani qua davanti. Questo è difficile, è un po' simile all'albero, solo che ginocchio punta avanti, ok? E poi se siete abbastanza stabili qua, cercate di appoggiare le mani sopra il ginocchio e guardare davanti, verso la terra. Respira, riprendi l'equilibrio se perdi, inspiro, torno indietro su ed espirando sciolgo e prendo la caviglia destra con la mano destra, così. Ed inspirando alzo il braccio destro, semplicemente rimango così, ok? Allungato verso l'alto e respiro. Mantengo questa postura qua. Inspiro profondo ed espirando, piegando la gamba a sinistra, cerco di scendere verso la terra, non far fuori il ginocchio, piegate sta gamba a sinistra, scendi verso la terra con la testa. Qui un po' vedi se riesci a avvicinare la testa al ginocchio. Spingere il ginocchio destro un po' più in alto, cerca l'equilibrio, respira qua. Espirando, sciolgo, porto la gamba destra dietro, metto giù le mani e scendo in chaturanga. Inspiro, faccio vinyasa, cobra, espiro, cane. Inspiro, torno in avanti, alzo la testa, espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, espiro, samastiti, andiamo dall'altro lato, ok? Piede sinistro andrà, scusate qui, giusto un po', piede sinistro andrà sopra il ginocchio destro. Piega un po' la gamba se scivola. Se proprio scivola, scivola e non riesci a mantenere, fai un albero, ok? Quindi vedi se riesci a fare questo. Unisci le mani davanti al cuore. Mantieni per un attimo e cerca di appoggiare le mani sopra. Anche per me scivola, ok? Si può togliere i pantaloni così che non scivola tanto. Eccoci qua. Ed appoggiati. Guardi davanti a te. Respira. Va benissimo. Ed inspirando sciolgo. Espirando prendo la caviglia sinistra. Ed inspirando, allungo il braccio in alto, okay? Così. Porta un po' dietro questo piede magari, allunga un po' la schiena. Ed espirando, cerchiamo di scendere verso la terra, piega la gamba destra, mi raccomando, non far fuori il ginocchio, scendi. Testa verso il ginocchio. Scendo, mantengo questo qua. Respiro. Se non raggiungi per terra, porta, allora più difficile la cosa, porta la mano sopra lo stinco. Ok? E poi espirando, sciogliamo la postura. Andiamo giù, facciamo vinyasa, inspiro, espiro dietro, inspiro in avanti, alzo la testa, espiro, testa giù,
Inspiro, vengo su. Espiro, samastiti. Secondo equilibrio oggi e poi dopo abbiamo finito questo equilibrio su piedi. Pure questo è un po' complesso. Questa volta porto la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Così. Piega la gamba a sinistra, magari scendi un po' col bacino, radica il piede a sinistro, cerca di arrivare a questa posizione. Unisci le mani davanti al cuore e semplicemente mantieni questa postura. Se riesci, scendi un pochino di più col bacino in postura della sedia, spingi dietro il coccige avanti, busto, spalle scendono. Respira, riprendi se perdi l'equilibrio, riprendi tranquillamente senza frustrazione. E poi con queste due dita, la media e l'indice, cerca di prendere l'alluce, allunga il braccio sinistro per aiutarti e cerca di staccare il piede semplicemente. Nuovi studenti, quelli che non praticano spesso, rimanete qua in equilibrio. Se questo è troppo difficile, prendete il ginocchio con la mano. Vecchi studenti, se riuscite, allungate la gamba destra fuori e mantenete questa postura. Quindi o stai qua, o stai qua, o stai qua. Ok, adesso sciogliamo la postura senza mettere giù il piede, lo portiamo dietro e lo prendiamo con la mano sinistra. Prima abbiamo preso con la mano destra, adesso l'altro lato, ok, un giro in avanti, ok, ed inspirando di nuovo allungo il braccio in alto. Cerco di mantenere questa postura. Inspiro ed espirando, piegando di nuovo la gamba a sinistra, cerco di scendere verso la terra. Piega, piega, piega la gamba a sinistra, scendi con la testa. Una volta che stai giù con la testa, puoi cercare di riallungare la gamba a sinistra. Va benissimo, espirando. Sciogliamo tutto e scendiamo di nuovo. Facciamo bella vinyasa. Se vuoi metti giù le ginocchia. Inspiro, spingo avanti. Espiro indietro. Inspiro, torno davanti. Alzo la testa, espiro, testa scende. Inspiro, vengo su, porto su le braccia ed espiro, samastiti. Ok, adesso vado lato sinistro. Caviglia va sopra ginocchio destro. Appoggio qua. Questo come un grande quattro, vero? Ginocchio. Va un po' dietro, apro l'anca sinistra, radico piede destro, unisco le mani. Se vuoi un po' scendi come se volessi sederti su una sedia e respiri qua tranquillamente. Poi prendo l'indice, l'alluce della mano sinistra, prendo l'alluce del piede, okay, indice medio, scusate, ed inspirando cerco di staccare il piede. Porto fuori il braccio destro per equilibrio. Okay, magari rimani qua, magari prendi solo il ginocchio, okay, all'inizio, anche così va benissimo. Se questo non è un problema per te, allunghi la gamba e mantieni l'equilibrio.
libro, io guardo davanti, guardo nel nulla, nel vuoto. Concentrati sul respiro e poi espirando sciogliamo. Portiamo dietro il piede e con la mano destra aggrappo o la caviglia o il piede, giro dall'altro lato, ed inspirando. Allungo il braccio sinistro. Se vuoi tira un po' dietro questo ginocchio, fai un po' di arco, se questo ti dà fastidio riporti il ginocchio giù, stai semplicemente dritto. Inspira ed espirando, cerco di scendere verso la terra. Se non ho ancora la flessibilità, piego questa gamba destra e cerco di scendere. Senza esagerare. Ed espirando, sciolgo. Metto giù le mani. E faccio di nuovo. Bell'inhalation. Inspiro con, espiro, cala. Inspirando, alzo la gamba destra. Espiro, porto il ginocchio destro giù. Inspiro, alzo la gamba sinistra. Espirando, cerco di prendere il piede o la caviglia con la mano sinistra. Portate il piede destro qua fuori un po' per l'equilibrio e cerca di aggrappare il piede. O la caviglia, così. Poi, se vuoi, allunghi un po', porta dietro il ginocchio, cerca di allungare un po', magari stacchi la mano, metti giù la punta delle dita. Espirando, sciogliamo. E portiamo la gamba sinistra in avanti. Giriamo indietro il piede destro e col prossimo inspiro spingo avanti il bacino. Spingo avanti il bacino. Guardo in avanti. Allungo la schiena. Magari stacco le mani, un po' apro il busto. Le mani in avanti, guardo su. Lavora un po' sull'equilibrio qua, ok? Guardi in alto, spalle scendono. Ok? Senti qui la schiena se ti dà fastidio. Per esempio, per me oggi la schiena è un po' sensibile, quindi faccio un po' meno. E se riesci, stacchi questo piede destro. Cerca l'equilibrio. Respira. Bravissimi, e poi scendo, sciolgo tutto, mi porto dietro la gamba, scendo in chaturanga, inspiro cobra, espiro cane. Inspiro gamba sinistra, sale. Espiro, la porto davanti, metto giù il ginocchio destro, porto un po' fuori il piede sinistro, mano sinistra rimane giù, inspirando alzo la gamba, ruoto fuori il petto e le anche, prendo la caviglia o i piedi indietro, inspirando allungo. Terza
tenete la mano sinistra giù, bene giù per terra, oppure quelli che già praticano da un po', staccate un po', mettete punta della dita o solo un dito, cercate l'equilibrio. Respirando, sciogliamo, riportiamo il piede sinistro dietro e la gamba destra avanti, aggiusto postura, nel senso che ginocchio sinistro va un po' più dietro, ed inspirando porto avanti il bacino. Non preoccupatevi se il ginocchio va oltre qua un po', la caviglia va bene, ed inspirando vengo su. Di nuovo, ok? Apro il busto, faccio scendere le spalle, palmi guardano fuori, alzo un po' la testa, sentite questa coscia destra che sta lavorando, ok? Quindi spingiti in avanti, e poi se ve la senti, alza il piede sinistro, mantieni l'equilibrio. Respira, espirando, sciolgo di nuovo, ok? Porto la gamba destra dietro, se vuoi fare vinyasa, fai vinyasa, se vuoi andare direttamente in cane, vai direttamente in cane. Ed allunghiamo. Un attimino. Bene ragazzi, adesso mettiamoci giù un attimino il bambino, postura del bambino, facciamo una piccola pausa, scendi giù, rilassa completamente il corpo. Fai scendere le spalle verso la terra, rilassa il collo, e mentre stiamo qua giù, rotolate la testa destra e sinistra sul, così che tocca. La testa tocca per terra qui sulla fronte, e un po' rotoli fuori a sinistra e poi fuori a destra la testa. Ok, osserva un po' il collo cervicale, rilassa le spalle, è fondamentale. Ruoti un po', destra e sinistra. Ok, e poi torniamo su. Quelli che vogliono fare un vinyasa qua potete fare chaturanga, cobra cane, altrimenti andiamo direttamente in cane. Leggermente avvicinate i piedi alle mani. Facciamo anche un equilibrio anche qua. Tenete la mano sinistra ben radicata per terra. Staccate la mano destra e cercate di prendere la caviglia sinistra. Se non arrivi alla caviglia sinistra, prendi la gamba da qualche parte. L'importante è che stacchi questa mano destra. Ok? Guardi qua fuori la coscia. Quelli che vogliono andare oltre, la maggior parte di voi rimanete qua, respirate qua. Studenti che già praticano da tanto tempo, alcuni di voi conosco che volete fare questa cosa, provare. Portate il piede sinistro un po' all'interno ed inspirando alzate anche la gamba destra.
mantenete questo equilibrio qua. Respira. Respirando, rimetto tutto giù. Ok? Poi prendo la caviglia destra con la mano sinistra. Guardo fuori l'ascello destro. Se vuoi, alzi anche la gamba sinistra. Respira. Respirando, sciogliamo tutto e rimettiamo tutto. Bene, inspirando, alziamo la gamba destra. Ed espirando, la porto qua davanti e lo metto giù in piccione. Questo vuol dire che piede va a sinistra, ginocchio a destra. Però metto anche giù il ginocchio destro qua. Ok? Metto giù il ginocchio destro. Porti un po' più avanti la gamba. Ok? Vedi come metto il piede? Ok? Questo ti aiuta. Puoi anche mettere così, però così secondo me è più difficile. Però vedi un po' come va meglio per te e cerca di venire su. Ok? Cerca di venire su. Ok, cerca l'equilibrio qua. Ok? Allora, la mano destra adesso può andare sopra il ginocchio. Se l'equilibrio è troppo difficile, metti la mano destra per terra. Se non raggiungi bene per terra, puoi mettere qualcosa sotto, un libro o un mattone, qualcosa. Quindi o stai qua o la mano sta sopra il ginocchio. E semplicemente apri il busto a sinistra, porta la mano qua dietro la coscia e guardi sopra il ginocchio sinistro, mantenendo l'equilibrio. Respira. Ripeto, se è troppo difficile, metti la mano per terra, davanti all'interno del ginocchio destro. Se vuoi andare oltre, puoi allungare il braccio destro in alto, guardare sempre indietro, tensione alla schiena qua, ed espirando sciogliamo. E semplicemente andiamo con la mano sinistra sempre verso il ginocchio destro, ok? Andiamo dall'altro lato. Se questo è troppo difficile, metti la mano per terra e ti giri dall'altro lato. Adesso la mano destra va all'esterno o dietro la coscia e giri a destra. Questo mette un sacco di stress sulla schiena, quindi fai attenzione se ti dà fastidio, lascia andare. Ok, respirando, sciogliamo. Sciogliamo, sciogliete anche il piede, un po' scendete qua il bacino, sciogliete tutto. E semplicemente dondoliamo a destra e a sinistra il bacino per neutralizzare la situazione. E se volete lavorare anche sul collo, fate qualche giri qua. Muovete il corpo come se fosse una barca sul mare. Un po' a destra e a sinistra, sciogli le spalle. Ok, e poi un po' scendo qua davanti e riposo la schiena. Rimettiamo le mani. Se vuoi fare vinyasa, fai vinyasa, quindi chaturanga, cobra, cane. Altrimenti vai direttamente indietro in cane, allunga bene le gambe. Inspiro, sale la gamba sinistra. Espiro,
respiro la porta in avanti e metto giù di nuovo il piccione, però un po' più vicino al ginocchio destro, e anche il ginocchio destro sta giù e cerco di venire su. Ok? Bene. Di nuovo devo capire dove arrivo con la mano sinistra, se devo mettere qui all'interno del ginocchio destro oppure riesco a metterlo sul ginocchio sinistro. Cercate di mettere le gambe in una maniera che più o meno state in equilibrio, ok? Questo è difficile, i due lati non sono uguali, quindi magari un lato va meglio dell'altro. Quindi ginocchio sta qua, braccio destro qua dietro e mi giro indietro. Cerco l'equilibrio. Solo vecchi studenti, alzate anche il braccio sinistro, scendete un po' indietro, fate scendere la spalla destra, mantieni l'equilibrio, respira. Respirando sciolgo. E mi giro a sinistra, mano destra va sopra il ginocchio, mano sinistra magari dietro l'esterno della coscia o dietro, e guardo a sinistra, anche un bel torsione qua sulla schiena, respiro, faccio lavorare queste cosce. Ultimo inspiro profondo ed espiro, lascio andare, metto giù le mani, ok? Un po' aggiusto questo piccione, nel senso che magari porto la gamba un po' più avanti, il ginocchio destro un po' più dietro, così che scendo col bacino verso la terra e di nuovo faccio un po' questo movimento a destra e a sinistra, un po' dondolo. E poi le spalle sono molto rilassate, le braccia sono morbidi e di nuovo un po' giro la testa, chiudete gli occhi, sentite il corpo, sentite le articolazioni che stanno muovendo lateralmente sul lombare e rotazione sul collo. Ascolta il corpo, fai quello che ti chiede. Poi piano piano, espirando, scendiamo qua verso la terra un attimo. Ah, un braccio giù, rilasso la schiena, le spalle. Inspirando, torniamo su, mettiamo giù le mani ed espirando faccio il vinyasa o mi spingo dietro il cane. Allunghiamo un attimino in cane qua, rimaniamo un po' qua. Respiro. Ed inspiro, mi metto seduto sul tappetino, salto, cammino in avanti e mi siedo semplicemente giù. Facciamo una bella cosa qua, che non so nemmeno se abbiamo mai fatto. Praticamente dobbiamo portare le mani sotto il coccige sacro qua, ok? Così che ogni mano sta sotto un gluteo, ok? Quindi ti metti sopra le mani, vedi un po' se questo va bene.
i tuoi polsi, ok? Quindi direttamente puoi sentire queste due ossa nel gluteo che si chiamano ischi, ok? E il bacino viene leggermente elevato, ok? E adesso facciamo Dandasana, postura del bastone, porto fuori il busto, la schiena è dritta, ok? Le spalle scendono ed inspirando spingo giù. La mano, cerco di allungare le braccia, alzare la testa senza portare sulle spalle, ok? Quindi non portare sulle spalle, verso le orecchie. Se non riesci a raddrizzare le braccia, non fai niente, però tieni la pancia dentro e senti che stai allungando la colonna ed aprendo il busto e il petto verso il cielo. E poi espirando, sciogliamo, togliamo anche le mani. Ok? Inspiro un po', allungo la schiena ed espiro, sciolgo un po' tutto, scendo verso le gambe. Inspirando, torno su. Espirando, facciamo questa cosa qua. Scendiamo sdraiati per terra. Spero che mi vedete. E rimettiamo le mani dove erano prima, qua sotto il bacino. Ok? Così che sollevate un po' il bacino. Allungate le gambe di nuovo. Allora, a questo punto, osservate un po', perché lavoriamo sugli addominali, osservate l'ombelico e spingete dentro l'ombelico e un po' giù il sacro e lombare, sacro lombare, un po' giù, vedi che sono già un po' come una barca così. Quindi invece di portare fuori questa parte del sacro lombare fuori e in alto, portalo giù, 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 giù verso la terra. Ok, qua. E poi, puntando su il mento, alza la testa, guarda i piedi. Mi raccomando, spingi giù questa parte sacro lombare sopra le mani e poi stacchi anche i piedi. E guardi qua, guardi questi piedi, respira, alza la testa, oppure se non vuoi alzare, guardi i piedi, quindi o guardi i piedi, questo è un po' più facile, alzi la testa, questo è difficile, respira, rimani ancora un po', e poi rimettiamo giù. Sciogliamo. Se ti dà fastidio la mano, togli le mani, anzi, togliamo tutti quanti, facciamo contropostura, facciamo mezzo ponte, ok? Intanto dobbiamo farlo, meglio farlo adesso, così riposiamo le mani un attimo. Prendo le caviglie se raggiungo, se no metto le mani per terra. Rinspirando, alzo il bacino. Se volete portate sotto le spalle, spingi in alto, non divaricare le gambe se possibile, cercate di tenere i piedi giù per terra. Respirando,
Rimettiamo le mani sotto il bacino, allunghiamo di nuovo le gambe, di nuovo spingo il sacro lombare verso la terra, senti proprio il peso sulle mani, ok? Ombelico va dentro ed inspirando alzo la testa, se riesci stacchi pure un po' le scapole. Gomiti stanno ancora giù e poi alzi anche il piede. E poi quelli che vogliono lavorare di più possono anche un po' alzare tutto e poi rimettersi, però non completamente. Quindi un po' vieni su e poi scendi. Oppure rimani nella postura. Quindi questa è la postura dinamica. Tieni le gambe tese, espirando su, inspiro giù, espiro, cerco di chiudere, inspiro, ultima volta, mi metto giù, mazzo, ok. Mi porto i piedi, prendo la caviglia, inspirando di nuovo, alzo, bacino, respirando, portiamo le gambe al petto e adesso questa parte lombare sta giù per terra senza mani, sentite che piatto piatto per terra, rilassate le spalle. Gamba sinistra, prendiamo il ginocchio destro e portiamo ginocchio fuori, qui la gamba sinistra, sul lato destro, allunghi il braccio destro, guarda a destra, vecchi studenti, quelli che praticano già da un po', potete allungare la gamba e magari prendere il piede destro con la mano sinistra. Poi sciogliamo tutto, torniamo indietro. E vado dall'altro lato, allungo la gamba destra, porto la gamba sinistra su, prendo il ginocchio con la mano destra e porto il ginocchio sopra la gamba destra, fuori il lato destro, questo braccio rimane allungato, palmo su, avvicinate la spalla alla terra, guardate a sinistra. Anche qua potete allungare la gamba sinistra, prendere la caviglia con la mano destra, io non posso che c'è la finestra, e poi magari prendere la caviglia destra con la mano sinistra. Osservate se questa cosa va bene per voi oppure tira troppo. Se fa male, brucia, lasciate andare la postura. E poi sciogliamo tutto, riportiamo le gambe. Aperto. Ok, bene.
Allora, alcuni di voi qua fate il Viparita Grani, questo qua, dove le mani vanno di nuovo sotto, qua il bacino sacro dove prima e semplicemente allungo le gambe, le tengo dritte, rilasso le spalle, guardo i piedi, non sottovalutare questa postura. Sembra facile, non è facile, specialmente tenere le gambe tese, ed è molto molto utile per il drenaggio linfatico, drenaggi dei liquidi, circolazione, ok? Quindi è una cosa che dovremmo fare tutti i giorni. Per gli studenti, se volete, andate in candela, che è una variante più progressa di questo. Dove allungo. Però quelli che stanno in Viparita Karani stanno perfettamente bene anche qua. E poi magari andate dietro in Halasana, se sei in Viparita Karani, vedi se riesci a portare le gambe un pochino più vicino al busto. Piano piano. Scendiamo, andiamo ai piedi, stacchiamo, le spalle, portiamo la testa dietro, apriamo la gola. Respirando, sciolgo. Bene. Adesso mettetevi sdraiati tranquillamente sul tappetino, le gambe sono divaricate, le braccia sono allontanate dal corpo, i palmi guardano su, chiudo gli occhi. Respiro tranquillamente, consapevolmente rilasso tutto il mio corpo. Lascio tutto scendere verso la terra. Sento il mio peso per terra. Sento il mio peso per terra. Sciolgo le gambe, rilasso le gambe, piedi. Sento che le gambe sono pesanti. Rilasso le braccia.
Sento che le braccia sono pesanti. Lascio il bacino, faccio scendere verso la terra, rilasso la pancia. Gli addominali sono morbidi. Lascio il petto, torace, la spalla. Sento la pesantezza del mio corpo. Il collo e la gola, la testa, tutti i muscoli del viso. Contratture, tensioni, preoccupazioni, le paure. Rimanete ancora un po' se volete. Io vi saluto e vi ringrazio che ci siete stati. E ci vediamo domani sera, sabato, sempre qua alle 7. E grazie, grazie tanto.